Allora, siamo con Thomas nella bellissima valle del Vipava, che è a pochi chilometri da Nova Gorica. Arrivo da una villa veneta, da 1650, e sono davvero onorato di stare qua con voi. Lui è chef a livello internazionale, in Europa è conosciutissimo, ma il bello di questa cosa, che vi voglio spiegare, ha studiato molto il sale, e lui col sale ha fatto delle cose veramente molto interessanti. Quando si dice sale, si pensa a un chilo di sale in negozio, ma il sale è tanto di più. Io ho creato una piastra di sale che è fatta dal sale grosso del Saline di Perano, con erbe del Vipava e l'acqua, e nient'altro. E su questa piastra si può cuocere quello che vogliamo, una piastra praticamente viva. Quello che seminiamo, quello che mettiamo nel piastra, in questo sale, dopo con vapore questa piastra lo torna. E io comunque non ho potuto venire qua senza niente. Adesso già vi stanno servendo questo gelato semplice, fatto ieri, al base di vino. Come abbiamo detto, i profumi, a me mi piace perché ristorazione non è solo il gusto, ma c'è anche i sensi, sì, no? Sì, e così vi ho portato anche un po' di profumo del nostro territorio. Adesso, già che c'è il microfono, state mangiando il gelato con gusto di Zelen, del vino autoctono del Valle del Vipava, con profumo di questo vino. Il profumo sta arrivando. Attenzione! Ecco il profumo! Ah, che bello! Ah, che meraviglia! Un applauso ci vuole. Grazie a te, Thomas. Grazie di essere venuto con noi, grazie di essere stato anche un po' con noi oggi nel pomeriggio.